editoriale Onnich. Oggi presenteremo due progetti sperimentali della Onnich. Uno nell'ambito del programma Garanzia Giovani, Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovani Leader per la Legalità, e l'altro un progetto europeo inserito nell'ambito del programma Erasmus+, il progetto Sport for Intercultural Dialogue. Questi due progetti sono legati da un filo conduttore comune, il legame sociale tra sport e legalità. Noi come Onnich, in linea con l'Europa, siamo fortemente convinti che l'educazione sportiva, lo sport, possano aiutare ad inculcare ai giovani il concetto di legalità, inteso non solo come rispetto delle regole di convivenza democratica, ma anche nel rispetto dei ruoli e dei doveri previsti all'interno della comunità. Siamo fortemente convinti che l'educazione sportiva, lo sport, possano aiutare ad inculcare ai giovani il concetto di legalità, inteso non solo come rispetto delle regole di convivenza democratica, ma anche nel rispetto dei ruoli e dei doveri previsti all'interno della comunità. Hey, sono Paolo Diana, insegno all'Università di Salerno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della Comunicazione. Oggi mi fa molto piacere partecipare a questo evento, in quanto ci sono due temi a cui sono molto legato dal punto di vista scientifico, cioè da una parte la legalità e dall'altra lo sport. Sono due temi che comunque sono legati, lo sport ha una forte valenza sociale, di crescita e di sviluppo del tessuto sociale, e attraverso l'attività sportiva vengono socializzati e vengono introiettati quei valori della legalità e delle regole che in qualche modo faranno dell'adesso adolescente, del giovane di adesso, un futuro cittadino attivo, partecipe alla comunità. In questo caso oggi parliamo appunto di un progetto, di due progetti che hanno una valenza internazionale, e quindi questo ancora di più è importante perché dà uno spettro europeo alla nostra comunità scientifica, ma anche alla nostra comunità dei cittadini. E quindi sono molto contento oggi di essere qui a questa conferenza stampa e di attivo partecipe alla comunità. In questo caso oggi parliamo appunto di un progetto, di due progetti che hanno una valenza internazionale, e quindi questo ancora di più è importante perché dà uno spettro europeo alla nostra comunità scientifica, ma anche alla nostra comunità dei cittadini. E quindi sono molto contento oggi di essere qui a questa conferenza stampa e di continuare il rapporto con il terzo settore. E nei suoi progetti considera i giovani come interlocutori privilegiati. È vero sì che l'associazione nasce storicamente nel 61 come associazione di categoria a tutela degli invalidi civili e dei disabili. Un progetto che ha come destinato tra le vitalità di collaborazione con il settore scientifico dell'università e i ruoli che si trovano all'interno della comunità. In linea con questi valori, con queste prospettive condivise, nasce l'abbinamento con la squadra pallamano femminile di Salerno, la TPO di Salerno. Senza lo sport è qualcosa che rende difficile l'avvicinamento a quello che è le regole, ma le regole non intese come ristrettezza giurisprudenziale, ma come lo star bene insieme. Io parlo di sport come partecipazione, di sport come motore per quella che noi sociologi chiamiamo cittadinanza attiva, cioè quello che ci permette